Buonasera. Buonasera a voi. Ti dicevo che sono rimasta incantata di vedere le tue creazioni, che sei un'artista fantastica, guarda gente, che lei crea delle borse e anche degli abiti, questa è una creazione tua, vero, stasera, molto bello. E ho letto anche a proposito della tua storia, e le tue borse sono andate alle mani più prestigiose, no? Sì, esattamente, ho anche creato per personaggi importanti. Molto importanti, qui si parla di First Lady, si parla di principesse, vero? Esattamente, ma anche di tante donne, diciamo, comuni che hanno il buon gusto e la ricerca dell'esclusività. Eh sì, quindi lei veramente, guarda, questa è una tua creazione, c'è un nome questa borsa? No, non ha un nome. Allora stasera è un ballo russo, ma usiamola così. Eleonora, tu sei siciliana, mi dicevi? Io sono nata in Sicilia, ma ho sempre vissuto a Roma, dove mi sono poi laureata come fashion designer, e dove comunque vado, creo le mie cose, ma le porto in giro per il mondo, perché ho comunque una clientela molto selettiva. Sì, esatto. Bene, stasera mi dicevi che sei nella giuria? Stasera sono in giuria, come ogni anno. Per scegliere l'abito più bello della serata, ovviamente riferito all'abito d'epoca, e niente, sono sarà anche sponsor. Leonora, sarà difficile stasera, tante ragazze con tanti vestiti belli stasera. Ma già ho individuato. Hai individuato già? Sì, già ho visto, okay. Ho l'occhio clinico. Mi dicevi che fai lo sponsor anche. Sono anche sponsor perché sarà tra i premi anche qualcosa che offrirò io. Ah, quindi è bellissimo. Quindi noi ti ringraziamo, noi di noi voi Web TV, la TV della comunità italiana in Brasile. Ah, che bello! Allora saluto quindi tutti. Quindi fai la tua immagine. Spero di venire in Brasile. Vieni a Carnevale. Carnevale non so, però sicuramente verrò. Piacerebbe molto, sì, con piacere, grazie. Bene, allora, grazie. Grazie mille. Un grosso ringraziamento a tutti i nostri partners e sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare, si può realizzare una poesia ricca, il vago e il percorso di un abito seicentesco. Ricordate che alla fine della serata di noi due Web TV, noi siamo qui con Tatia, ciao, una bellissima ragazza che ho piacere di incontrare qui, e stiamo vicini ai nostri posti qui durante la scena. Tatiana, tu mi raccontavi a proposito della passione per il ballo storico, sei venuta da Genova fino a Roma per partecipare qui stasera. Abbiamo anche balli storici anche a Genova, però ho voluto venire qua per vedere, diciamo, la grandezza di questo ballo, diciamo, storico. È molto bello, il palazzo è bellissimo, sì, si balla valzer, polka, eccetera eccetera. Vi consiglio a tutti di provare almeno una volta, perché poi magari vi appassionate e vi iscrivete a queste lezioni, e sono bellissime. E poi si può girare tutta Italia con questi balli, perché fanno in diversi palazzi, diverse città, è molto molto bello. Poi l'Italia è un paese molto storico, quindi ci vuole ballare questi balli. Ho visto proprio che c'è come una cultura proprio del ballo. Io la prima volta che mi avvicino a questa un ballo del genere, ma ho visto che c'è proprio una cultura, una passione, no? Bellissimo questo vestito, Tatiana, che è venuta da Genova, che bella. Ciao Tatiana, grazie. Dell'Ottocento, ciao. Progressione, progressione.
Di noi voi abito bellissime ragazze stasera, adesso sto con Sara Piacentini, Marina Calamazza. Allora, io ho parlato con loro a proposito della passione del ballo, no? Del ballo del 800, e lei, tu mi dicevi che è la prima volta che viene. È la prima volta, ma è la realizzazione di un sogno per me, è un'atmosfera bellissima, sembra di stare in un film. In un film, vero? Sì, sì. Quindi ha riempito tutte le aspettative. Sì. Sì, anche di più. Hai ballato stasera? Dobbiamo provare ancora, dobbiamo buttarci. E tu sei appassionata di balli? Sì, io adoro la cultura russa, la storia e anche il ballo fa parte ovviamente. Ho sentito diverse volte di questi eventi, no, di ballo storico russo, però è la prima volta che partecipo. E anche a te ti è piaciuto? Molto, io non aspettavo così tanti invitati, sì. E così tante donne bellissime in costumi storici. Molto bene. Allora vi vedremo le prossime edizioni sicuramente. Sì, sì, sì. Va bene, una buona cena, noi siamo in attesa della cena, servita. Sì. Grazie ragazze, bellissime. Grazie. Vestite anche voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Buonasera a voi. Ti puoi presentare il tuo sì. nome? Io sono Diletta Veneziani, ho 32 anni e vengo dalla lontana Lombardia. Qui da 4 anni io partecipo agli eventi della Compagnia Nazionale di Danza Storica e ho una passione per la danza. L'ho riscoperta grazie a un piccolo... grazie a un piccolo sentimento, chiamiamolo così, che mi ha fatto riscoprire attraverso questa passione, tramite un ballerino di cui mi sono innamorata, che mi ha fatto comunque riprendere la mia passione, che per tanti anni sempre l'ho tenuta. L'amore, sempre l'amore. L'amore, per amore si fa tutto, per amore si fa tutto. Io ho visto che tu cantavi prima, hai una voce pazzesca, ha detto che hai fatto la lirica, adesso canti moderno, come sì, mai adesso... hai fatto questa scelta? Perché a me la lirica piaceva in passato, l'ho studiata da quando avevo 14 anni, ai tempi della scuola, facevo dopo scuola, abbiamo fatto un coro, ho iniziato con le messe di Natale e poi per gli eventi in giro per Piacenza, anche in concorrenza alle giornate, quelle un pochettino più tragiche, quelle della memoria, la festa della liberazione. E oggi cosa canti? Oggi? Volete cantare, vuoi che canti un'aria lirica? Ah, magari! Un pezzettino, perché guarda, noi siamo di noi, voi, Web TV, noi mandiamo le nostre immagini per gli italiani che stanno in Brasile, la comunità italiana in Brasile. Quindi, se ci può dare un piccolo assaggio del tuo talento, siamo molto felici. Ok. Lirico allora. Ok, pezzettino. Nessuno. Grande designer delle shoe, come dicono in inglese.
lauro. E grazie a loro. E abbiamo l'ultimo premio alla signora Stefania Ferri. Adesso consiglierà il weekend. Benissimo. E questo, diciamo, weekend consiglierà Eleonora Altamore, e questo è il suo, diciamo, suite che lei regala. E Fiore Manfredi Mattei, e il nostro partner dell'evento, il nostro partner gay. Abbiamo il nome, dedichiamo per esempio questa edizione al grande poeta e scrittore russo Alexander Pushkin, che è noto in tutto il mondo. Ah, che bello! Julia, stasera noi abbiamo visto degli abiti meravigliosi, degli artisti che hanno cantato, la gente che ha ballato, una cucina meravigliosa. Io ho fatto la scena lì al Salone di Andrea Galà. Bellissimo il salone, anche molto bella la cucina. E io ti volevo ringraziare che tu sei stata tanta attenzione, sei stata tanto gentile con noi, di noi come WebTV, ci ha dato tanto supporto per essere qui, perché abbiamo deciso di venire all'ultimo momento, un giorno prima. Succede, con i giornalisti succede, influencer, blogger. È stata gentilissima, mi ha aiutato con l'abito, mi ha aiutato con tutto, ti volevo ringraziare pubblicamente. E adesso l'anno prossimo hai già qualcosa in mente? Adesso no, ancora non ho finito questo ballo, ma io le dico sicuramente che la 13ª edizione si svolgerà sempre a gennaio 2025. E sempre, non lo so, sempre qui, può essere che ogni anno organizzavamo, gli ultimi 4 anni organizzavamo sempre al Palazzo Brancaccio, ma dall'altra parte, diciamo, altri saloni, non lo so se l'è stata. A me è la prima volta che vengo. Ah, la prima volta, sì. È sempre la prima volta. Molto bello. Magari tu vieni tu una volta da noi in Brasile, Giulia, anche lì. Questo mi piacerebbe. Meraviglioso. Sai che cosa? Che qualche volta mi prendevano per la brasiliana. Sì. Molto strano. E noi abbiamo un ballo, il gran ballo del Copacabana Palace, la mese prossima in Brasile, ballo di carnevale. Chissà, sei invitato. Grazie mille. Grazie, e a tutti vorrei fare, oggi noi la sera abbiamo il capodanno vecchio russo e noi ci festeggiamo, adesso facciamo il brindisi alla fine della serata, beviamo, facciamo il brindisi e ovviamente mangiamo la torta con il volto di Alexander Pushkin, che durante la serata c'era il concerto, non lo so se hai visto, c'era la ballerina ballava, di Tchaikovsky e altri compositori, c'era anche mezzo soprano Karina Dimurova, russa, c'era pianista Elena Saburova, c'è anche pianista italiana Gaia Vazzoler, che siamo orgogliosi che due pianisti suonavano in 4 mani. Bellissimo, il programma è stato ricchissimo,
la serata è stata meravigliosa, tu sei bellissima, tuo abito è stupendo, meravigliosa. Grazie di averti fatto passare questa serata, i vostri amici, la comunità italiana in Brasile sarà contenta di conoscere questa grandiosa festa a Roma. Grazie Giulia. Grazie mille, ciao. Grazie, grazie. Buonasera. Allora, che cosa, che festa meravigliosa. Antonio. Una festa meravigliosa dove ci incontriamo tutti gli amici della CNDIS e anche amici invitati, amici degli amici, quindi una bella festa. La mia è la prima volta, sono rimasta incantata, veramente molto bella. Sì, sì, bella gente, poi si balla, ci divertiamo. Ma sei un insegnante di ballo? Sono un maestro della Compagnia Nazionale Danza Storica. Un mondo affascinante, poi balliamo in palazzi pure meravigliosi e ci divertiamo. Ci insegni pure a me un giorno. Sicuramente. Io ho le basi del balletto classico, quindi tanto qualcosa prenderò. Vengo spesso a Roma e quindi ci possiamo organizzare. Ma io ti invito anche a venire a ballare il samba in Brasile. Volentieri, volentieri. Noi tra un mese abbiamo il carnevale laggiù. Sicuramente. Vediamo, se mi inviti verrò sicuramente. Insomma è difficile. Ok. Antonio, guarda, mi parli qualcosa a proposito di questa serata, dodicesima edizione. Sì, dodicesima edizione. Un gran ballo che è rimasto nella storia, dove ci sono artisti internazionali, e ballerini anche internazionali, e poi c'è anche brava gente che balla come anche le prime volte che balla i balli più facili. La passione, è vero? Sì, sì, la passione è quella che ho visto. Mi sento anche io appassionata, che è stato molto bello. Io ti ringrazio. Tu sei siciliano, no? Siciliano. Siciliano, e mi sono intrufolata nella foto della Sicilia, ma va bene così. Ma tanto sai, sembri una siciliana. Sì, potrei. Vero. Ti ringrazio. Grazie a te. Noi voi di BTV, un saluto. Grazie, ciao, grazie Antonio. A tutti. Ciao, grazie.